per il nuovo presidente, però con il dottor Raimondo, con il sindaco, con Mattia Branco che mi hanno tirato dal letto sabato mattina, nonostante il sabato mattina potesse dormire una mezz'oretta in più, però mi hanno tirato dal letto sabato mattina molto presto, dicendo dobbiamo fare così, un po' alla volta, calmiamoci, facciamo pubblicità e poi dopo ne parliamo. Questo è il reporto, perché venerdì pomeriggio l'amico Fabio Mengocco del mattino alle 3:30 mi chiamò e mi disse: hai letto sulla Repubblica l'argomento Caldoro, Monti hanno deciso che Grazzesi non è strategico per il governo, per la Campania. Là per là stavo dentro la televisione, 3:30 pomeriggio, mi sono scapusciato, vengo a Pugliovani, ho detto no vabbè, chiama fa, perlomeno adesso sappiamo l'orientamento e ci rassegniamo. E invece poi no, sabato mattina, già da sabato venerdì sera, poi sabato domenica, pure sabato sera mentre mangiavo la pizza ogni tanto, posavo il pezzo e borbottavo, tant'è che gli amici dicevano che stai a fare, cosa stai a fare, non è successo niente, non mi preoccupate. E allora lunedì mattina mi sono messo alla scrivania e ho scritto questa lettera che ormai penso sia su tutti i giornali, sui blog, pure più importanti, se c'è qualcuno qui presente che non l'ha ricevuta, casomai mi dà, mi dà l'indirizzo, io la mando immediatamente, lo può prendere da qualche altro sito, non c'è nessun problema. Questo è stato il primo passo, questa lettera al Ministro è stata una lettera all'inizio tratta di un breve excursus su quello che personalmente, a cui ho partecipato dal 2010 ad oggi, quindi una breve cronistoria che va dalla cabina di regia del maggio del 2011, convocata provocatoriamente dall'onorevole Zilli, il nostro presidente, perché non è competenza sua convocare la cabina di regia, ma del Ministero delle Infrastrutture, all'incontro che ho avuto con l'assessore Pietrella, qui c'era anche l'assessore Conte qui presente, del nostro comune, che ci disse che erano stati individuati per la fase di progettuale, soltanto la fase progettuale, 50 milioni di euro. Poi c'è stata a fine novembre un protocollo di intesa tra il governo e la regione tra le grandi opere che bisognava realizzare in Campania, tra cui c'era priorità assoluta alla progettazione e alla realizzazione dell'aeroporto di Grazzanese. Poi c'è stata questa notizia che c'è proprio è stata una bastonata. Ma non per me, perché poi Grazzanise, sì, l'aeroporto di Grazzanise, il nome, ma non è che interessa a Grazzanise, poi interessa a Cacciallarnone, o a Villa Viterbo, a Santa Maria della Fossa, ma tutta la provincia di Caserta, tutta la regione Campania e soprattutto tutta il centro-sud, il sud Italia. Io a proposito volevo ringraziare pubblicamente il sindaco di Cacciallarnone, il sindaco di Santa Maria della Fossa, di Sparanise, quelli che immediatamente mi hanno chiamato, o il comune di Capo con l'assessore Ricci, e il consigliere regionale Graziano del PD, che sembra che sia l'unico nonostante sia del PD e quindi sia all'opposizione, ad essersi interessato concretamente a questa questione. Quindi i nostri senatori, i nostri deputati, i nostri consiglieri regionali del posto non se lo sono fregati proprio al momento. Poi può essere pure che probabilmente vedendo queste cose siano interessati a una trattativa. Io ieri pomeriggio con l'aiuto di un amico, perché pratico internet, cioè l'email, cose, ma niente di particolare, con un amico lui ha creato, perché non lo so fare, una pagina Facebook, visto che Facebook è ormai un social network a cui partecipano tutti e di grande importanza e risonanza, che si chiama Aeroporto di Grazzanese, dove c'è la lettera che ho scritto al Ministro, dove c'è un mio breve testo iniziale, con cui critico il nostro presidente Caldoro, che si è, io non so come dire, se si è rilassato, se si è rassegnato, se si è obbedito, comunque non ha fatto valere la sua idea, forse l'idea è diversa da quella nostra probabilmente, però Grazzanise, l'aeroporto di Grazzanise serve a tutta la regione Campania. Lui si sta concentrando ad amministrare la provincia di Napoli e Salerno. Se vedete tutte le grandi opere metropolitane di Napoli, autostrada di Napoli, ferrovia di Napoli, Bari, Napoli-Bari, vabbè, e tutte quante opere che sono legate a Napoli e a Salerno. Della provincia di Caserta, due trimi, Reggi Lagna, il fiume Volturno con gli argini che si stanno spaccando perché il fiume erode i territori, quindi si spaccano gli argini e probabilmente faremo la fine della Liguria.
però fin quando non arriviamo a quel punto nessuno si interessa di queste cose. C'è l'aeroporto, c'è questo svincolo autostradale che già iniziando i lavori di questo svincolo autostradale porterà centinaia di posti di lavoro, di economia, perché poi giustamente verranno ad investire imprenditori. Già con la notizia che si potrebbe fare questo aeroporto, già qualcuno è venuto vedendo se c'era qualche area industriale a Grazianese, San Maria Fossa, Cancella Nuova, di là di terra, in terreno indietro, per investire in una futura azienda logistica, perché poi essendo vicino all'aeroporto potrebbe essere un'ottima locazione. Però